La tregua tra Israele e Hamas è appesa a un filo. Seppur definiti di bassa intensità, continuano i raid israeliani sulla striscia di Gaza. Una vittima e 10 feriti soltanto nelle prime ore di domenica. Una trentina è morti dalla ripresa delle ostilità. Ed è caos sullo stato dei negoziati al Cairo. Hamas minaccia di lasciare la capitale egiziana se Israele non tornerà a sedersi al tavolo delle trattative. A Tel Aviv un centinaio di persone sono scesi in strada sabato notte sfidando i divieti per chiedere la fine dei bombardamenti su Gaza. La veglia è stata interrotta da un gruppo di israeliani a favore dell'operazione Margine di Protezione arrivata ormai al 33° giorno. La debole speranza di un accordo sul cessate il fuoco resta nelle mani dell'Egitto, anche se il presidente al-Sisi ha già dichiarato di essere pessimista rispetto alla possibilità di arrivare ad un accordo in breve tempo.